Ciao amici e bentornati al Gormiti Show! Gianni, secondo me questa sarà la tua puntata preferita perché Trek ha deciso di condividere con noi la ricetta segreta dello slogu. Sì, facciamo lo slogu, non vedo l'ora di mangiarlo, inizio dal cioccolato così vi dico. Non toccarlo Gianni! Ma devo far sapere se è buono. No, sicuramente è buono, non serve che adesso tu lo assaggi. Uffa, va bene, aspetta. Aspetta. Io ce la faccio. Allora, gli ingredienti che ci servono sono 550 grammi di cioccolato, 20 grammi di burro e 100 grammi di riso soffiato. Ah ok, allora un secondo così spiego ai bambini. Allora bambini, cosa dovete fare sul riso soffiato? E io lo so, prendete il riso soffiato, lo portate così e fate. Cosa stai facendo Gianni? Giada, non mi disturbare, non vedi che sto facendo il riso soffiato? Ma non serve che ci soffi sopra, è già soffiato il riso. Sì, non serve che ci soffi sopra. Pensavo di soffiare. Gianni, allora, invece mi raccomando, dovete avere sul tavolo, prima di iniziare, una terrina. La terrina? Questa qui è una terrina, un contenitore. Ok, una ciotola. Una ciotola, una terrina. Poi ci serve una paletta per dolci. E ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo. Un cucchiaio. E ce l'abbiamo. La carta da forno. Ma come la carta da forno? Questa è chiaramente la carta per disegnare. Dobbiamo fare un disegno. Non serve per disegnare questa carta. Bene. E poi ci serve un contenitore. Ok, e ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo, perfetto. Allora adesso possiamo iniziare. Ok, cosa facciamo? Per prima cosa mettiamo il cioccolato dentro la nostra ciotola. Ok. Va bene, vai tu. Volevi assaggiarlo? No. Aspetta. Allora, mettiamo dentro, ok? Ok. Poi prendiamo il burro, vuoi metterlo tu? Sì. Ma non così. Ah. Di prendere il piattino. Sì. E lo porti piano dentro. Con più delicatezza, okay, però. Scusate. Bravissimo. Ok, adesso mettiamo tutto quanto all'interno del forno microonde. Ok, ok. Lo apriamo. Giustissimo, apriamo. La temperatura non deve essere. Non deve essere elevata. Deve essere una temperatura media. Ok. Okay. E di minutaggio, quindi di minutaggio mettiamo. 2 minuti. Ah, 2 minuti, è poco. Sì, è pochissimo. Proviamo a metterlo per 2 minuti e poi controlliamo se si è sciolto. Perfetto. È pronto. Allora, è adesso pronto. Possiamo tirarlo fuori. Arrivo, E controlliamo un attimo. Senti non farlo cadere. Sì, attenzione perché è un pochino scotta, quindi mi raccomando. Allora. Ok. Adesso. Sì. Per controllare se si è sciolto. Si usa davvero il dito e si assaggia. No, col dito. Si prende la paletta per dolci e giriamo. Ah ok, si mescoliamo, mescola. Mescoliamo e vediamo se è cremoso. Allora, nel caso in cui non fosse cremoso, si rimette dentro il forno microonde per qualche secondo. Ok, così si scioglie perfettamente. Ok, allora qua mescoliamo. Ok, adesso è la parte che secondo me ti piace di più questa. Sì, ovvero mettiamo il riso soffiato dentro. Esatto! Allora, chicco allora, per chicco. Lo metti tu e io mescolo intanto o mescoli tu e lo metto io? No, lo metto io. Ok, però così no Gianni, se no ci impieghiamo 3000 anni. Ma devo contarli? Ma cosa contarli? Bisogna metterli tutti dentro, li abbiamo già pesati. Ok, vado. No, attento che cadono. Piano. Un pochino più veloce. Ok. Senza farli cadere. Li stai facendo cadere però. Tu li stai non facendo puoi cadere. Sempre incolpare me. Tu li stai facendo per le cose cadere. Che fai tu. Non è vero. Bravissimo. Ma davvero tutto? Tutto quanto, perché l'abbiamo pesato. Ah, giusto. Cerca di metterlo al centro, così non cade. Vuoi continuare tu a girare, io lo metto? Dai, va bene. Così facciamo un po' cambio. Tieni. Attento a non farla uscire fuori, però. Hai visto per caso uscire qualcosa fuori? No, e allora? Sì, mi stai sporcando, Gianni. Scusa. Ma è facilissimo, potete farlo anche voi bambini, non immaginate quanto è bello mescolare, pensavo fosse più duro. Così potete aiutare la mamma o il papà. Esatto. Ok, mettiamo ancora questo e l'abbiamo finito. Buono. Ok. Vabbè io direi che... Ecco bene, adesso sono diventati tutti belli colorati. Ok, perfetto. Ora. Perfetto, adesso... Indovino. Vediamo. Carta da forno nella... questa cosa quadrata. Bravissimo. Hai visto? Allora. Si fa così i bambini, voi ne prendete un pezzo. No! Aspetta! Voi prendete un altro pezzettino e andate a ricoprirlo. Ma no, non si fa così perché sennò poi. Ne quando... faccio io. No, Gianni, no, non si fa così. Così. Perché altrimenti se tu metti tutto l'impasto all'interno con la carta così diventa tutto.
tutto amalgamato male. Okay, quindi ti mangi la carta praticamente. In effetti non è molto buona. No. Ok, quindi sposta quella carta lì. Devi prendere la carta da forno, un bel pezzo che copra tutto quanto qui. Ah, ok, tipo un lettino. Tipo sì. Tipo un lettino. Tipo un lettino per il nostro dolce. Eh sì, perché poi va messo a riposo e quindi c'è bisogno di un lettino. Allora, io sistemo questo. Sì. E intanto tu. Sì. Fai una cosa molto importante. Assaggio. No, 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 ancora non si assaggia. Una cosa molto importante, devi versare. Sì. Tutto quanto qui dentro. Senza rovesciare niente, però. Mi raccomando, state attenti anche voi a casa. Va bene. Quindi. Ok, devi versarla così. Ah, ok. È un pochino più facile, no? Sì, ok, mi raccomando, devi versare tutto quello che c'è qui dentro. E lo sto facendo. No, no, stai facendo bene. Devo dire che questa volta ti stai impegnando. Senza fare troppi danni. Non li ho ancora fatti. Mi raccomando, ok. 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 Poi? Pulisci bene la palettina. Mangio. Non mangiarla. Ma quando si mangia dopo, qui? Dopo, quando hai finito tutto quanto puoi mangiarla. Bravissimo. Ok, allora con il cucchiaio bisogna lisciare tutto quanto in modo che, che diventi uniforme. Ok, che diventi omogeneo. Esatto. E dopo cosa dobbiamo fare? Si mangia così, così in caldo? No, adesso che l'abbiamo ben spianato, sì? Lo teniamo a riposo a temperatura ambiente per 5 ore. Vedete? Adesso è così. Ah, ok, quindi per 5 quindi ore lo teniamo a riposo. Lo mettiamo a fare la nanna per 5 ore. Esatto, temperatura ambiente. E okay. Poi sarà pronto per essere mangiato. Ma quanto ci vuole? Giada, io non è che posso aspettare 5 ore così tante, o magari fino a domani mattina per poter mangiare lo slog. John, io lo sapevo che tu eri così impaziente di mangiare lo quindi? Slog. E l'ho preparato prima. Davvero? Sì, così è già pronto. Questo è un bellissimo regalo. Vuoi vedere il risultato? Sì. Ecco qui. Wow, buonissimo. Hai visto? Sì. Quale pezzo scegli? Allora, i miei sono tutti questi che mi mangerò piano piano. Sei il solito goloso. Te ne ho lasciati due. Sto scherzando, Giada, sto scherzando, è tutto nostro. Facciamo metà, metà col cioccolato e metà col pistacchio. Va bene, allora, e assaggiamo. Pronta? Allora, io prendo questo pezzetto qua. Va bene. 3, 2, 1. Eccoci amici, è arrivato il momento della bacheca gormitica. Ci sono arrivati tantissimi disegni e foto. Eh sì. Allora, questa volta inizio io, Johnny. Va bene. Allora, il primo disegno, che è questo qua, ce l'ha mandato Matteo Rebecchi. Che meraviglia! E ci ha scritto: ciao Johnny e Giada, sono Matteo, sì? Ho 6 anni, abito a Soragna, in provincia di Parma, e vi seguo sempre. Siete molto carini. Grazie. E mi fate molta compagnia in questo periodo. Grazie! Vi mando i miei disegni e spero possiate farli vedere in puntata. Grazie tante! PS, se li fate vedere mi potete avvisare prima? Grazie mille, un bacione! E noi ti avvisiamo in questo modo. Ecco qui il tuo fantastico disegno. Ok, Gabriele e Adriano ci mandano questo simpatico disegno. Ciao Johnny e Giada, siamo Gabriele e Adriano, siete fantastici e vi inviamo i nostri disegni nella speranza che possiate farli vedere nello show. Un bacione grande a Giada e un pugnetto a Johnny. grazie mille. Grazie mille. Fammi leggere. Adriano, mi piacciono i gormiti e il Lord Mecha, adoro Giada e Johnny. Grazie davvero. Bellissimo. Adesso è arrivato il turno di Riccardo Commisso e ci scrive: ciao Johnny e Giada, sono Riccardo, ho 5 anni e sono di Bruino. Vi seguo sempre e mi diverto tantissimo con voi. A me piace tanto Lord Carrion e i Gormiti del Fuoco. Oggi però invio il soldato Darkans. Vi mando un grosso abbraccio, Riccardo. Eccolo qui. Ma prima di leggere hai capito? Quindi lui è innamorato di Lord Carrion ma ci manda un cattivo. Bravo, sì. Però è molto bello Darkan. Proseguo con questo bellissimo disegno e noto già il mio cappellino all'indietro che io amo. Leonardo ed Emma. Ciao, siamo due fratellini che adorano i gormiti. Io sono Leonardo e gioco tantissimo con i gormiti. Sto insegnando come farlo anche ad Emma. Mi piace tanto. Bravo. Viva i gormiti. Grazie, ha disegnato Johnny e Giada. Grazie mille. Grazie mille. E invece Tommaso ci ha mandato una foto, questa qui. Guarda quanti gormiti che ha. Proseguo io? Sì.
Gabriele Arrigoni, wow. E ci scrive una super dedica. Cari Giada e Johnny, mi chiamo Gabriele, ho 5 anni, scrivo dal Bisola Superiore in provincia di Savona. Seguo sempre il vostro show con la mia mamma e il mio papà. Mi piace davvero tanto e voi siete super. Grazie. Vi mando una foto con tutta la mia collezione dei gormiti. Il mio preferito è Harry Kane. Guardate quanti ne ho. Un abbraccio grande grande. Hai davvero una gormitica collezione. Johnny, adesso è arrivato il momento di un contenuto speciale, perché Christian Sasson ci ha mandato la sua baby dance. Vai col video. Wow. Bellissima, sei anche più bravo di Giada, bravissimo. Sì, è vero. Sei allenato secondo me durante questa quarantena. Sicuramente sei più bravo di me e non ci vuole molto con la danza, non ci vuole molto. Però c'è scritto anche una dedica. Sentiamola. Allora, adesso te la leggo. Ciao Johnny e Giada, mi chiamo Christian e sono un vostro fan. Ho 8 anni. Giada, sei tanto carina. Il mio preferito nei Gormiti Show è Johnny, però. Perché sarà sicuramente forte come me. Il mio gormito preferito è Carrion e anche Electrion. Ciao, vi guardo sempre e spero che leggiate il mio messaggio. Siete magnifici. Grazie. Ciao Christian. Grazie e sei mille. E sei magnifico anche tu, sei magnifico anche tu. Eccoci amici, adesso è arrivata la foto di Gormatteo. Ciao Giada e Johnny, grazie per aver pubblicato la mia fotografia con tutta la mia collezione gormitica di giochi e riviste. Vi invio la mia immagine vestito da Lord Electron per il carnevale. Wow, è bellissimo! Wow, sicuramente hai fatto una bellissima figura con tutti i tuoi amici. Ti starà vero bene questo costume. Eh sì. Una foto senza dedica, ce l'ha mandata Lorenzo ed eccolo qui che si abbraccia penso con la sua sorellina, credo. Guarda qui la sua collezione, c'è pure il bracciale. Il bracciale gormitico. Finisco io con l'ultima foto. Ciao Giada e Johnny, sono Lorenzo Boraso, ho 7 anni e vivo a Padova. Mi piacerebbe tanto essere invitato nel vostro studio per conoscervi e registrare un episodio. Vi seguo sempre. Ciao Lorenzo. Speriamo di conoscerci presto. Può essere una bella idea perché abbiamo già avuto un piccolo presentatore con noi, Edoardo. È vero. Bene Giada, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Dove devono mandare i disegni i nostri Dovete amici? Dovete mandarli a gormitishow.gormiti.com e noi li mostriamo e li facciamo vedere in puntata. Giada, è proprio la fine e dobbiamo salutarvi. Continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Giusto, e soprattutto iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like. E condividete il video, mi raccomando. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.